Ho una cicatrice sul naso, stamattina quando ho tolto il cerottino nasale mi sono tolto mezzo naso. Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Bene, oggi finalmente è una giornata relativamente soleggiata, qualche nuvoletta sparsa ma proprio appena appena percettibile, anche se ha piovuto questa notte, ha piovuto fino alla mattinata, fino quasi all'alba, e prima che me lo diciate voi me lo dico da solo, d'accordo, io parlo, questo è un vlog in italiano, eppure parlo del tempo più di un britannico medio, ma dai, insomma, è solo un modo per introdurre l'argomento, per introdurre lo youtuber, senza passare subito dritti allo scopo. Comunque dai, andiamo dritti allo scopo, che facciamo prima. Oggi parliamo di uno youtuber che si chiama Hybrid Librarian. No, non è Conan the Librarian, quello era il personaggio di UHF e i video idioti. Ecco, appunto, ho passato un po' zangherone proprio per ricordarci che ha piovuto stanotte. Dicevo, Hybrid Librarian è uno youtuber francese, voilà, parla sempre in inglese, non parla, in realtà i video hanno le didascalie in lingua inglese. Ecco, cosa che mi fa pensare che probabilmente sono io che ho sbagliato a fare un canale YouTube in italiano, probabilmente dovrei fare anche io dei vlog in inglese, comunque, ma per il momento Transeat. Allora, Hybrid Librarian è un altro canale di 10 curiosità di top 10, chiamiamole top 10, in realtà sono principalmente 10 curiosità, e adesso ho intenzione di sbrogliarmi fuori un pochino dei canali con queste 10 curiosità, con queste 10 top 10. Voglio sbrigarmi questi canali perché hanno la loro funzionalità. Hybrid Librarian, tra l'altro, parla di misteri sulla Terra, la vita, la scienza, lo spazio e oltre, e tutto quanto, no? Ci sono 42 video? No, vabbè, qualcuno in più. Vi segnalo dei video, troverete nel doobly-doo il collegamento al canale di Hybrid Librarian, troverete alcuni video che vi segnalo, che secondo me meritano un pochino più degli altri, anche se comunque tutti i suoi video sono molto interessanti, c'è dietro un interessante lavoro di ricerca e sono un modo per stuzzicare la propria curiosità. Innanzitutto, per esempio, potreste mai immaginare che la fine della vita sulla Terra potrebbe venire da un evento che avviene al di fuori del pianeta Terra? E no, non parlo dell'arrivo di centinaia di dischi volanti con centinaia di extraterrestri inferociti che sparano raggi di energia e cuociono tutti, però i raggi di energia e la cottura c'entrano qualcosa, perché quello che potrebbe succedere è uno dei 10 eventi che potrebbero cancellare la vita e l'umanità, nel primo filmato del doobly-doo, è quello che si calcola che succeda circa una volta ogni 5 milioni di anni, e che ci sia quindi la possibilità che possa succedere. E il collasso di una stella, la formazione di una supernova o di una ipernova all'interno di questa galassia provocherebbe un fenomeno, la creazione di un ammasso di neutroni, ma di più che questo, la grande emissione di enormi quantità di raggi gamma. Quindi improvvisamente la Terra potrebbe venire sottoposta a un bombardamento di raggi gamma per diverse centinaia di ore, per magari 200 ore, un bombardamento continuo di raggi gamma che cuocerebbe tutto il pianeta, lasciando tutte le forme, distruggerebbe tutte le forme di vita, animali, vegetali, eccetera, perché un bombardamento così lungo, anche se venisse limitato in certe zone, limitato in certi orari, sarebbe comunque, farebbe comunque un mare di danni, ed è una cosa contro la quale cosa facciamo? Ci mettiamo sotto enormi lastre di piombo? E dopo che ci mettiamo sotto enormi lastre di piombo, ci mettiamo anche le coltivazioni, gli animali, facciamo uno schermo di piombo per il pianeta? Pensateci! Secondo filmato che metto sul doobly-doo.
Dicevo, secondo filmato, le fotografie, 10 fotografie più misteriose mai scattate nel mondo. E in questo caso non parlo di chissà quali cose assurde, quali fotografie di, non so, possibili eventi alieni, possibili eventi terrestri, ma ci sono anche cose più relativamente terra-terra. Per esempio, nel novembre del 63, se non ricordo male il 22 novembre del 63, quando ci fu l'attentato al presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, a un certo punto l'FBI poi ha raccolto tutto, al di là delle informazioni e delle testimonianze, ha raccolto soprattutto tutte le fotografie e i filmati che sono stati girati quel giorno lungo la strada, e si è a un certo punto evidenziato un personaggio, è stata soprannominata la signora Babushka, non perché si chiami così, in realtà nessuno sa chi sia questa donna, è una donna che compare nella piazza con un giubbotto giallo e una sciarpa marrone che le copre la testa, per questo è stata soprannominata così, che sembra avere in mano una cinepresa e riprendere tutta una serie di momenti durante e dopo l'attentato, e poi si allontana indisturbata. E nessuno sa chi sia questa donna, nessuno è riuscito ad avere un'idea di se accedere alle fotografie e ai filmati che ha fatto, non si sa nulla di lei. Secondo filmato nel doobly-doo. Andiamo avanti! Perché mi piace incuriosirvi? Quando vi parlo di un canale YouTube lo faccio non perché ho visto un video che è simpatico, ma perché mi è piaciuto un po' tutto il contenuto. E vado a stringere, perché mi sa che sto pigliando troppo tempo e sto per arrivare alla mia destinazione, con l'ultimo filmato che vi separo perché è una splendida collaborazione tra Hybrid Librarian e Matthew Santoro, ed è i 10 eventi più importanti nella storia della Terra. È molto interessante, si parla di eventi non di eventi che riguardano magari le popolazioni, ma di eventi proprio che riguardano la storia di tutto il pianeta. Pensate, per esempio, a quando si è liberato ossigeno gassoso sulla superficie del pianeta. E la collaborazione con Matthew Santoro ha ottenuto anche un filmato di un video di Matthew sul canale ufficiale di Matthew, se non l'avete già visto, che 10 dinosauri stranissimi che non avete idea fossero esistiti. Ora, nel mio doobly-doo troverete la connessione, il link al video di Hybrid Librarian sui 10 eventi della Terra. Nel doobly-doo dei 10 eventi della Terra troverete la connessione al video di Matthew Santoro. Non voglio caricare troppo il mio doobly-doo, troverete nel filmato, nel canale di Hybrid Librarian, il link al video di Matthew Santoro. Vi consiglio di guardarli entrambi, sono molto interessanti, molto edificanti, oserei dire. E a questo punto direi che concludo l'argomento YouTube e parlo dell'argomento del giorno, molto velocemente, perché in realtà è una piccola novità che ho introdotto, ci ho lavorato nel corso delle ultime 2 settimane, e adesso che sono arrivato a finire tutti e 10 i vlog, lo faccio anche in questo, ma lo farò non più come arretrati. L'argomento di oggi è l'accessibilità. Non so se l'avete già notato, obiettivamente ho finito con il vlog 10, credo giovedì. Adesso tutti i miei vlog dispongono di sottotitoli in lingua italiana, dei sottotitoli ufficiali, non di sottotitoli interpretati da YouTube, che sono qualcosa di spettacolare. Ho trascritto il testo dei miei vlog, anche di questo qua, quando avrò finito di caricarlo mi occuperò di trascrivere ogni parola, perché è una cosa che mi ha insegnato Roberto Cordero, è una cosa che ci ha detto Roberto Cordero qualche vlog fa, ed è una cosa che ho voluto subito fare mia, perché io ho sempre fatto mio il concetto di accessibilità già quando lavoravo con i siti internet. È obiettivamente una cosa importante sui vlog YouTube, sui video YouTube in generale, e se voi attivate i sottotitoli in lingua italiana sono disponibili i sottotitoli, tutto quello che sto dicendo. Questo permette di rendere i miei vlog accessibili alle persone che non sono in grado, perché per esempio sordomuti,
di accedere al video, di poter gestire il video. Invece in questo modo, grazie ai sottotitoli, possono usufruire dei miei video. Io da una parte invito tutti voi youtuber che non lo fate già a inserire i vostri sottotitoli, a lavorare sui vostri vlog per inserire i sottotitoli. Mi auguro porta via alla fine una non più di una mezz'oretta a video all'incirca. Mi auguro di riuscire più in avanti anche a realizzare, dove possibile, sottotitoli in inglese. Sarebbe sicuramente un modo per aprire il vlog anche agli utenti stranieri, per così dire. Per il momento diciamo che ci tenevo a darvi questa notizia, quindi questo è tutto. Io adesso sono a Villaggio Miano, sto per arrivare dal mio cliente, quindi io concludo il video qui. Vi ringrazio per avermi seguito sino ad ora, vi ringrazio se vi volete iscrivere al mio canale, così vi potrete seguire tutti i vlog che pubblico ogni domenica. Vi ringrazio se vi è piaciuto questo filmato e questo vlog e volete fare pollice in alto, e vi ringrazio per i commenti che mi avete dato, per i commenti che mi vorrete dare. Sono aperto al vostro feedback. Grazie a tutti, ciao e ci vediamo domenica prossima!